Signore e signori, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Tele Appennino Parma. Questa sera partiamo col fatto che oggi è finito il mese di settembre e domani il primo giorno di ottobre. Con il primo giorno di ottobre cade un'altra delle restrizioni che avevamo a causa del coronavirus. Da domani non sarà più obbligatorio indossare le mascherine sui mezzi pubblici, ferrovie, treni, autobus, scuolabus, traghetti. Insomma, un altro passo verso la normalità da coronavirus. Non è però così ancora per le strutture sanitarie, ospedali e anche le USL, così come per le strutture per gli anziani, perché qua ci sono ancora previste le mascherine sia per gli operatori che per coloro che vanno a visitare le persone degenti. Una normalità che viene ancora più confermata dal fatto che oramai le feste quest'estate sono state tante, hanno avuto un grande successo e domani ci sarà un'altra festa, un altro appuntamento, una fiera importante, la fiera del fungo porcino di Albareto. Ad Albareto, un evento che ha sempre avuto un grandissimo rilievo a livello nazionale. Domani nel nostro piccolo saremo presenti anche noi con una diretta che partirà attorno alle ore 16 sulla nostra rete, canale 89 Radio dell'Appennino Parma, e se riusciamo anche su Facebook e su YouTube, ma vi comunicheremo poi domani quello che riusciremo a fare. Quindi invitiamo anche voi, se volete venire a questa meravigliosa fiera, a venire con noi, noi ci saremo e se è possibile magari possiamo anche mandare in onda con qualche piccola intervista. Quindi a domani per tutti voi sul territorio, perché questo è il nostro obiettivo della rete, essere sul territorio vicino alle persone e vicino agli eventi nei momenti importanti. Ma veniamo al primo servizio di oggi. Come sapete, il nostro obiettivo è parlare dell'Appennino, come faremo anche domani con la diretta della Fiera del Fungo ad Albareto, dall'Appennino possibilmente, ma soprattutto cercare di aiutare l'Appennino e i suoi abitanti a avere una vita migliore e più opportunità. Ed è per questo che abbiamo nei giorni scorsi intervistato un esponente di Fratelli d'Italia, il partito che ha avuto un grandissimo successo nell'ultima tornata elettorale che designerà, come abbiamo detto prima, il prossimo presidente del Consiglio, che molto probabilmente sarà Giorgia Meloni. E abbiamo quindi chiesto a questo esponente di Fratelli d'Italia del territorio, Rodolfo Marchini, che cosa chiede al presidente del Consiglio, ai senatori e deputati eletti per i territori di montagna. Quindi, insomma, è un argomento che per noi è importante. Da Montanaro, una o due cose che sarebbe bene dar risposta alle tematiche e alle problematiche di montagna e magari portavoce verso chi comanda come Fratelli d'Italia. Tre aspetti in modo particolare avevo sottolineato nella chiusura della campagna elettorale. Il primo aspetto è quello della esigenza di dare una svolta nell'occupazione. Il lavoro nella montagna non c'è, tante forze sono costrette ad andare a trovare lavoro altrove, quindi è indispensabile che la montagna abbia dei segnali molto forti per quanto concerne la questione delle tasse. Oggi c'è l'energia, il costo dell'energia in modo particolare che ci sta facendo soffrire, ma in generale sono le tasse che, se sono particolarmente soffocanti per tutta l'economia nazionale, in modo particolare risulta tale per le realtà di montagna. Quindi il lavoro da incentivare nella realtà di montagna. Qui, da questo punto di vista, segnalo per esempio che in questi giorni ci sono arrivate informazioni e segnali preoccupanti per quanto riguarda, per esempio, le attività agricole, gli allevamenti, i costi che devono sostenere gli allevatori per la conduzione della loro attività, delle stalle, sono veramente molto, molto alti e tanti danno l'idea di voler chiudere la propria attività e questo sarebbe un grave danno, quindi l'impegno che noi chiederemo ai nostri rappresentanti è quello di dare subito una risposta in questo senso. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda tutta la situazione legata al territorio. Noi abbiamo un territorio fragile, quindi dal punto di vista geomorfologico va sostenuto. Diciamo così, l'assetto idrogeologico deve trovare risposte con finanziamenti forti per far rimanere quelle risorse in montagna in modo che la stessa attività sia, diciamo così, svolta da imprenditori locali e questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto è quello dei servizi.
servizi fondamentali per la nostra sussistenza sono i servizi sanitari, dei trasporti e i servizi scolastici e sociosanitari, e sotto questo profilo abbiamo delle urgenze a cui i nostri parlamentari dovranno dare delle risposte concrete. Il Fiera del Fungo Porcino di Borgotaro è terminato la settimana scorsa, da oggi è iniziata la Fiera del Fungo Porcino di Albareto. Ebbene, noi vi proponiamo ancora alcuni pezzi da parte della Fiera del Fungo Porcino di Borgotaro per poi proporvi nella prossima settimana e forse già anche domani i servizi da Albareto. E torniamo quindi a Borgotaro, dove oltre di fungo porcino si è parlato anche delle grandi eccellenze del nostro territorio, come il parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano, quello vero è uno solo, uno slogan pubblicitario che riflette la realtà dei fatti, poiché il parmigiano reggiano non è solo una questione di lavorazione, ma è anche una questione di territorio. Sì, diciamo che questo prodotto è figlio del territorio dove viene allevato il bovino, la bovina che produrrà il latte che poi verrà trasformata in parmigiano reggiano. Il forte legame che c'è fra la produzione di parmigiano e il suo territorio e la sua terra è determinata dal fatto che i batteri lattici che sono presenti nella terra attraverso il fieno finiscono nel latte e sono responsabili di tutte quelle trasformazioni organolettiche che porteranno questo prodotto ad affrontare le lunghissime stagionature, quindi da 12, 24, 36 ma anche oltre, abbiamo visto i 40, il 60 mesi. Forse è l'unico nel panorama dei formaggi duri a poter affrontare queste lunghissime stagionature con delle rese organolettiche ancora soddisfacenti, perché diciamo che anche affrontando questo periodo così lungo noi abbiamo la possibilità di assaggiare e di valorizzare un prodotto che altrimenti sarebbe, diciamo così, stranamente troppo vecchio. In realtà il parmigiano reggiano non diventa mai troppo vecchio. I diversi livelli di stagionatura hanno delle proprietà diverse a livello di utilizzo? Sì, diciamo che il parmigiano reggiano ha caratterizzato la cucina emiliana, quindi un formaggio di 12 mesi è perfetto per essere utilizzato in scaglia, quindi essere consumato fresco, in insalata, con un buon bicchiere di bollicina bianca, per esempio. Il 24 mesi è un formaggio più armonico, più complesso, completo direi, quindi può già accompagnare i nostri ripieni, le nostre paste ripiene come i tortelli, come i ravioli, e lo troviamo a pieno titolo nell'accompagnare tutti i piatti della cucina emiliana. Quando andiamo verso il 36 mesi, là ci troviamo di fronte a quei formaggi d'eccellenza che sono perfetti per esempio nel brodo di carne, e si sciolgono, danno questo importante apporto di sapidità e quindi formaggi perfetti per essere abbinati con le cucine più sofisticate. E quindi diciamo che ce n'è per tutti i gusti. Ora alcune notizie brevi dalla regione. Partiamo con una richiesta approvata dall'Assemblea regionale a firma del PD d'Italia Coraggiosa, Emilia Romagna Coraggiosa ed Europa Verde, che chiede di far sì che si dia seguito alla recente sentenza della Corte Costituzionale relativa al dare il doppio nome ai bambini che nascono, quindi pari dignità uomini e donne da questo punto di vista. Mumolo, primo presentatario di questa richiesta, ha detto che questa decisione della Corte è stata storica e va nell'interesse non solo delle madri ma anche dei figli ed ha piena applicazione al principio di uguaglianza. La novità è che se i genitori non si trovano d'accordo sul cognome del bambino, il bambino avrà entrambi i cognomi dei genitori.
e ovviamente critica anche dall'opposizione con Maura Catellani della Lega, che ha evidenziato che la Corte Costituzionale avanza alcuni ammonimenti, come ad esempio impedire un meccanismo di proliferazione selvaggia dei cognomi lesivo del minore. Le regole devono essere rigide. In questa risoluzione andrebbero indicati anche i punti critici. In questo momento andrebbero prese in considerazione altre priorità. Questa è la posizione dell'opposizione, di una parte dell'opposizione. Una notizia interessante anche questa da parte del Consiglio regionale: c'è la possibilità di fare richiesta ancora di alberi per piantumare, per rendere più verde la nostra regione. Sono 22 le aziende vivaistiche accreditate per la distribuzione delle piante, saranno pronti da domani, 1 ottobre, e potranno essere consegnate gratuitamente ai cittadini, associazioni e enti pubblici che ne facciano richiesta. Con il progetto Mettiamo Radici per il Futuro, la campagna messa a punto dalla regione per fare dell'Emilia Romagna il corridoio verde dell'Italia. La terza fase della distribuzione, che ha raggiunto oramai quota 1.274.000 piante piantate, al primo posto delle piante più diffuse ci sono l'alloro, il Laurus nobilis, il preverde e dal buon profumo. Seguono carpino bianco, specie rustica e tante altre piante. In tutta la regione quindi ci sono 22 vivai accreditati ed ampia la tipologia delle piante che si possono richiedere. Quindi da domani andate a cercare sul sito della regione i vivai in cui si possono richiedere queste piante per poterle magari piantare in posti adeguati per rendere ancora più verde la nostra regione. Ed ora una serie di notizie brevi dal nostro territorio. È un appuntamento che avevamo sospeso per alcuni giorni, cerchiamo di ripartire con questo appuntamento con le notizie brevi. Vediamo di quali territori si tratta e di quali notizie parliamo. La polizia locale, un po' di tutto il palmese, ricorda la scomparsa 5 anni fa del comandante della polizia locale della Bassa Valtaro, Mauro Dodi. Questo è il post di ricordo da parte della polizia locale di Varano Melegari. Questo è il post invece di ricordo da parte dell'amministrazione comunale di Medesano e di Fornovo e della polizia locale della Bassa Valtaro, di cui Mauro Dodi era stato comandante. Domani, sabato 1 ottobre, ricorda, alle ore 18 nella chiesa di Filegara verrà celebrata una santa messa in ricordo del comandante, ispettore superiore Mauro Dodi, scomparso tragicamente il 29 settembre 2017, un collega che quotidianamente è sempre con noi. Questo è ricordo da parte dei colleghi della polizia locale della Bassa Valtaro. Ancora tanti appuntamenti a Collecchio. Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre in Piazza Repubblica, dimostrazioni di obbedienza, educazione e gioco con gli amici a quattro zampe, organizzato dal centro addestramento Cani, che si trova proprio nel territorio comunale di Collecchio. Sempre Collecchio, domani, ci sono state anche oggi dalle 8 alle 14, ma anche domani, 1 ottobre, presso la Coppa, centro commerciale presso il Conad, in corso Uguaglianza, così come anche domenica in centro, in via Spezia, dalle 8.30 alle 12.30, c'è la possibilità di combattere la sclerosi multipla con una donazione per l'AISM. Anche belle notizie, questi ringraziamenti da parte degli abitanti di una frazione di Bardi, nell'Alto Appennino Parmense, in Valceno, che ringraziano l'amministrazione comunale per l'intervento di ripristino di fossi che erano letteralmente scomparsi dopo il forte temporale d'agosto. Segnalazione inviata la settimana scorsa, intervento effettuato nella giornata di ieri. Davvero i complimenti da parte di questa cittadina con l'immagine del prima e del dopo l'intervento dell'amministrazione comunale. È scomparso una figura storica e famosa e importante del territorio di Medesano, di Sant'Andrea Bagni, Renzo Campari. Memoria storica di Sant'Andrea, l'avevo conosciuto anch'io e mi aveva raccontato della presenza dei tedeschi a Sant'Andrea, dei tanti spettacoli che sono stati realizzati anche grazie a lui presso la mescita di Sant'Andrea con tantissime personalità arrivate. E è scomparso a 15 giorni di distanza dalla sorella con cui ha trascorso la maggior parte della vita. I funerali vi saranno sabato 1 ottobre alle ore 10 nella chiesa di Sant'Andrea. C'erano anche i volontari dell'assistenza pubblica di Borgotaro ed Albareto nelle Marche per aiutare le persone sconvolte dalla terribile alluvione. Sono rimasti giù per 4 giorni ad aiutare la popolazione colpita da questa disgrazia, un'esperienza di duro lavoro ma che sicuramente resterà impressa nei cuori di questi volontari sempre pronti a dare una mano laddove serve e laddove c'è bisogno. Queste le immagini che hanno riportato del loro lavoro nelle Marche. Ieri un importante appuntamento
per gli appassionati di calcio, in particolar modo per i tifosi dell'Inter, perché è stato inaugurato con la presenza di Beppe Barese, Beppe Bergomi e Nicola Berti, l'Interclub Valceno. Tante le persone presenti, anche l'autorità. Era presente infatti il sindaco di Varsi, Angelo Peracchi, ed anche il consigliere regionale Matteo Daffadà. Un appuntamento organizzato da Giorgio Graziano di Parmense.net, un appuntamento in cui eravamo presenti anche noi domani, il primo servizio. Domani in località Piazza di Sivizzano, nel territorio comunale di Fornovo, nei pressi dell'agriturismo Monte Prinzera, quindi sotto il Prinzera, vi sarà il Trofeo Mario Ferrero, campionato regionale di mini enduro. Inizio gara alle ore 9:30, organizzato dal Motoclub di Fornovo, un appuntamento importante a cui partecipare, un appuntamento di grande allegria, vedere questi mini campioni in erba. Al via la fiera del fungo porcino di Albareto, tantissimi gli appuntamenti, tanti anche questa sera, alle ore 21:30, serata revival con spazio 80 band e ipnosia, così come anche la possibilità di mangiare. Tanti gli appuntamenti che potrete trovare anche su internet, andando a cercare Fiera di Albarete, guardando il programma 2022, domani riapertura del nuovo del mercato, pesca di beneficenza, possibilità di visitare il Museo del Fungo, piccolo mu Museo della Guerra, degustazione di tante buone e belle cose. Davvero un appuntamento da non perdere, un appuntamento consueto di tutti gli autunni, e quest'anno l'autunno si fa davvero sentire con anche tanti funghi. Domani Valli in Tavola a Fornovo, sia domani che dopodomani. Vi è la seconda edizione, un appuntamento organizzato dalla Proloco in collaborazione con Bontà dell'Appennino. Alla mattina l'apertura degli stand con mostre, musiche e giochi e con il taglio del nastro assieme ad un convegno. Al pomeriggio, alle ore 14:30, una camminata dedicata alla lotta contro i tumori. Vediamo il servizio del nostro Cesare Groppi. Sono il coordinatore della mostra Valli in Tavola. È un progetto fatto per valorizzare tutti quelli che sono i prodotti di nuovo impianto o di vecchia produzione delle nostre zone, delle valli Taro, Ceno, Baganza, tutto il territorio parmense. In pratica abbiamo voluto presentare una vetrina adatta ai nostri produttori che magari da soli non riescono a farsi vedere o devono affrontare delle spese che sono abbastanza importanti. Non vogliamo togliere niente ai comuni dove ci sono grandi produttori bio, ma vogliamo dargli lo spazio per farli conoscere. In questa manifestazione 4-5 punti sono tra i più importanti, a parte il fatto del sabato mattina alle 9:30 che faremo l'inaugurazione nel Foro 2000. Subito dopo ci sarà il convegno della rassegna Amo l'Appennino con un titolo Il mutamento climatico e la montagna, dove saranno presenti dei relatori importanti, di grande fama, almeno a livello delle nostre zone, dove dibatteranno appunto per quello che è la salvaguardia della montagna, il rispetto della nostra zona, delle coltivazioni e dell'Appennino in genere. Carabinieri al lavoro anche nei giorni scorsi, andando nella zona di Fidenza, diverse le infrazioni al codice della strada rilevate dai carabinieri della compagnia di Fidenza, in particolar modo quelle relative alla guida in stato di ebbrezza. Sono due fidentini, un 58enne e un 25enne, che sono stati colti con tassi alcolemici superiori ai tassi consentiti, ma anche un 32enne indiano residente a Salso Maggiore che aveva un tasso superiore a 2, quindi 4 volte più alto rispetto al consentito. Anche i carabinieri di Soragna sono stati impegnati in questa attività nei confronti di un automobilista di nazionalità indiana e uno di nazionalità rumena, anch'essi con tasso alcolemico 3 volte superiori e addirittura uno 5 volte superiori. A Colorno un camionista di nazionalità bielorussa, 45enne, dipendente di una società lituana, durante una manovra col proprio automezzo pesante è uscito dalla sede stradale. I carabinieri intervenuti hanno verificato che l'interessato aveva probabilmente abusato di bevande alcoliche. L'autista peraltro ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test proposto dall'arma. Per tale ragione anche per lui è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma.
episodi anche movimentati come quello che ha coinvolto i carabinieri della stazione di Fontanellato, che hanno visto protagonista un 34enne di origini albanesi che alla vista dei carabinieri ha lanciato un involucro dal finestrino della propria auto e tentato di dileguarsi alla guida della propria autovettura, ma i carabinieri non è sfuggita la manovra sospetta e hanno prima recuperato l'involucro e hanno raggiunto la persona, l'hanno fermata e hanno poi recuperato l'involucro facendo scattare per lui una denuncia per possesso di stupefacenti e fini di spaccio, in quanto conteneva questa busta un quantitativo di 15 grammi di hashish. Ora vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità, ma non andate via, ci vediamo tra poco con altre notizie dal territorio del Parmense. L'estate sta finendo, ma da Baudassi non finiscono mai le sorprese. Prezzi bassi anche per questa volta. Essiccatore Tauro rettangolare in acciaio inox 6 gestelli a 329, zaini per funghi a 59 euro, lavatrici chilogrammi 5 Nikkei a 259, stufa a legna per scaldarvi bene nordica 5 kW ad euro 299. Ragazzi, da Baudassi i prezzi sono sempre più bassi. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Elettro Taro Fornovo. Vendita televisori, prodotti tecnologici di ultima generazione. Installazioni e riparazioni. Elettro Taro a Fornovo. Telefono 0525 25 90. Al Mulino Market di Vianino potete trovare i prodotti locali del Fogliano, i cotti in forno di Sant'Andrea, i prodotti della nonna di Bedogna, gli antichi sapori di Collecchio. Abbiamo l'edicola e le bombole del gas, aperti tutti i giorni dalle 8 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ci trovate anche la domenica dalle 8 alle 12.30, chiusi i giovedì pomeriggio. Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia. Qualità senza compromessi. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Savio, di sbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Elettromeccanica Walfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Rieccoci, bentornati, torniamo con voi per parlarvi di una notizia, di un appuntamento che si è tenuto la settimana scorsa a Borgo Taro per salutare il ritorno del parroco della parrocchia dell'Alta Valtaro, Don Angelo Busi, che peraltro è anche il vicario, quindi il vicevescovo per la diocesi di Piacenza Bobbio nei territori delle valli del Taro e del Ceno. Vediamo il servizio del nostro Pierluigi Previ che racconta l'accoglienza a suon di musica che ha ricevuto. Don Angelo, un concerto nella chiesa di San Domenico promossa dalla presidente di NAD Adelina Facci Tosatti e
realizzato dall'Orchestra Lunezia e dalla Corale Lirica Valtaro. Una serie di brani piacevoli, più che altro di carattere religioso, che hanno deliziato il numeroso pubblico presente. Non sono poi stata la sola, perché ci sarà anche un rinfresco dopo con l'aiuto di Anna Manfredelli, e bisogna dirlo, perché quando io le ho annunciato questo desiderio di fare una replica di quel concerto che c'era stato quando Don Angelo era ancora in ospedale e che era stato voluto da Don Angelo, e quando io gliel'ho detto non ci sono stati problemi, si è subito resa disponibile a darmi una mano, a sapere cosa potevamo fare, quindi un aiuto grosso io l'ho avuto, come se fosse stata una sorella. Io volevo ringraziare però la corale innanzitutto e il nostro Paolo Bracchi, perché quando ho proposto a loro di ripetere, che tra l'altro non era stato fatto tanto tempo fa, di ripetere la serata presente Don Angelo, sono stati tutti felici e hanno accolto questa idea con un grande entusiasmo, e direi che averlo fatto così tic tac è proprio stata la dimostrazione che c'è stata una partecipazione voluta, sentita, e questi ragazzi di Paolo Bracchi meritano anche di essere portati in giro. Sono bravi, sono giovani, sono anche belli, ma questo serve poco. Sono stati molto contenti di ripetere per Don Angelo questa sera. Ecco, per me questa sera è stata un ricordarmi che questa amicizia è il senso del vivere. Il fatto che le persone ti pensano quando sei lontano, tu pensi a loro quando sei lontano da loro. Il fatto che a volte la vita ci chiede anche dei sacrifici, ci mette davanti degli ostacoli e ti crea un certo smarrimento. La musica per me è stata stasera, una volta di più, è stata una terapia, una guarigione da tutte queste paure che vengono. Quindi un grazie a coloro che hanno avuto il pensiero, a coloro che hanno realizzato questo momento. Le parole di Don Angelo mi hanno dato una gioia immensa, perché era quello che desideravo, che la musica facesse ritornare Don Angelo e ci riunisse in comunità. E ora, come di consueto tutti i venerdì, veniamo alla pagina del meteo. Quest'oggi pioggia, anche intensa in alcune zone, sembra che da domani dovrebbe tornare bel tempo, ma vediamo i dettagli nella pagina del meteo a cura di Bianca Maria Riccardi. Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per questo fine settimana. A Collecchio, Fornovo, Noceto e Medesano, tempo grigio, soprattutto domenica, con un rischio pioggia e molta umidità addirittura che arriva all'86%. In Valceno le temperature sfiorano i 12-13 gradi al mattino e sera, schiarite sabato mattina, in un weekend piuttosto nuvoloso. In Valtaro rischio pioggia tra sabato e domenica, venti piuttosto freddi ma moderati. In alta valle clima tipicamente autunnale, mattine fredde addirittura 8 gradi, giornata piovosa quella di domenica. Vi aspetto al prossimo appuntamento e vi auguro un buon fine settimana. Bianca Maria Riccardi per TG Parmense. E con quest'ultima notizia siamo giunti al termine del nostro appuntamento con informazione locale. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera. L'appuntamento con noi è, come di consueto, domani sera, ore 19, canale 89. Buona serata.